Click! Ben ritrovati miei cari avventori dell'Illusione a Barcalcio. In questo video andiamo adesso a vedere insieme quale potrebbe essere l'11 titolare che il nostro misterone Siniša Mihajlović potrebbe schierare mercoledì 12 maggio alle ore 20:45 nella partitissima tra il nostro Bologna e il Genova. Quindi, mi raccomando, mettetevi comodi, va bene, e fate subito, se non l'avete ancora fatto, clic, tasto rosso, iscriviti al canale dell'Illusione a Barcalcio, condividi questo canale con tutti i tuoi amici di Federosso Blu, lascia sempre un mi piacino ai video dell'Illusione a Barcalcio. È permesso, è concesso, grazie. Allora, Bologna-Genova. Secondo me Mihajlović qua farà del turnover perché avremo tre match tutti ravvicinati, uno di questi tre l'abbiamo già giocato contro l'Udinese, adesso abbiamo appunto quello mercoledì contro il Genova e poi avremo la trasferta a Verona contro l'Hellas. Quindi gioco forza da qualche parte, visto e considerato che l'ha annunciato che da qui alla fine farà esordire e giocare anche chi ha giocato di meno, e visto e considerato che mancano tre partite alla fine e se non inizia a farlo contro il Genova, sinceramente non so quando posso iniziare a farlo, mi auguro, tremo a pensare che lo possiamo fare ad esempio all'ultima partita di campionato quando ospiteremo la Juventus, che per carità la Juventus arriverà con i cerotti probabilmente piangendo, cercando di ottenere il pass per l'Europa che conta, quindi magari elargendoci anche di gran money a patron saputo, ma questo non ci sarà dato sapere, ma possiamo solo che immaginarlo. Quindi secondo me farà turnover e farà rifiutare alcuni giocatori, adesso vi dico quali. Allora, detto che gli indisponibili rimangono sempre i quattro già citati la scorsa volta, ossia Ikei, che è stagione finita, Santander, Medele e Dominguez, che a quanto ne so stanno allenandosi facendo differenziato, ma che non saranno minimamente convocati nella partita di mercoledì, quindi questi saranno i quattro indisponibili contro il Genova. Per tutto il resto della squadra è disponibile e arruolabile, non abbiamo squalificati. Pertanto in porta giocheremo intanto sempre con il solito, a meno di stravolgimenti illuminanti da parte del nostro Siniša Mihajlović, che chissà che voglia provare invece nuove soluzioni per il futuro, sempre ammesso e concesso che Siniša Mihajlović possa continuare a essere il futuro qui a Bologna per la dirigenza del Bologna, visto e considerato diciamo la difficoltà nel prendere decisioni da parte della nostra dirigenza, io direi di sì, ok. In porta ci sarà Lukas Skorupski a difendere il 4-2-3-1 di Siniša Mihajlović. La linea di difesa a 4 sarà composta quasi sicuramente a destra da Tomihasu. La linea dei centrali, questa volta mi attendo veramente di vedere questo benedetto Anto, questo Valentin Anto, questo giocatore che abbiamo strappato, ok, non si sa bene a chi, ma devo dire Manchester United, Juventus, Inter, Bayern di Monaco, Real Madrid, Barcellona, Manchester City, a chi altro? A chi altro abbiamo strappato? A chi altro? Al Borussia Dortmund, anche al Borussia Dortmund abbiamo strappato Valentin Anto, e quindi ci si augura di vedere questo Valentin Anto giocare al centro insieme a Soumaoro, così da far rifiatare il nostro 37enne Danilo, che avrà appena compiuto 37 anni, quindi gli facciamo come regalo di Natale un bel giorno di riposo. Che ne dite? Quanto è buono il dottor Luigione. Quindi al centro ci sarà, spero, Anto e Soumaoro, e a sinistra, con tutta probabilità, a meno che il nostro Mihajlović non voglia veramente andare sugli scudi della stampa facendo esordire Dumblé dal primo minuto, il 15enne Amei, o come caspita si dica, io penso che ci sarà De Silvestri per non, diciamo, sovraccaricare Dykes, che era appena rientrato dall'infortunio ed è impensabile possa giocare tre partite da titolare dietro fila. Quindi ripetiamo: a destra Tomiyasu,
Antov, Sumaro e De Silvestri, poi nel secondo tempo ovviamente verso magari il 70esimo o 65esimo Dykes potrà riprendere la porzione di campo a lui adibita o magari, cosa ancora più probabile a mio avviso, far esordire questo Amey, perché Amey deve esordire così che si possa dire che Mihajlovic è veramente un futurista e un avanguardista, perché questa è la cosa importante, non tanto che Amey sia il nuovo Alexander Arnold, che detto fra noi ci credo molto poco, però vabbè, ok, vediamo. La mediana, i due centrocampisti, uno sarà sicuramente, anzi, i due centrocampisti saranno, a mio modo di vedere, Svanberg e Skouten. Quindi i centrocampisti titolari nel duo a centrocampo saranno con tutta probabilità loro, ok, a meno di oscenità del Siniša Mihajlović che non voglia far esordire, voglia far giocare un Baldursson che mi viene da accapponare la pelle se penso ai Baldursson che ho visto nelle ultime uscite in cui ha giocato quegli scampoli di minuti, proprio da scapoli ammogliati. Poi la linea della tre quarti, a destra ci sarà con tutta probabilità Orsolini, quindi speriamo che Orsolini possa, ok, avere l'illuminazione di continuare ad offrire una prestazione quantomeno più dignitosa possibile, così come ha fatto intravedere negli ultimi minuti concessogli contro l'Udinese, ok, sperando che non debba essere sostituita al 60esimo per Skovorsen, perché Orsolini ha fatto pena, ok? Perché di solito è questo il giochetto: chi gioca fa pena, poi al 60esimo fa posto all'altro. Quindi alla destra ci sarà Orsolini, al centro tornerà Soriano, a mio modo di vedere, e a sinistra, secondo me, può essere dirottato Vignato. Quindi la linea dei tre quarti sarà Vignato a sinistra, al centro Soriano e a destra Orsolini. Unica punta là davanti, Musa Barrow. Questo è ciò che mi aspetto. Musa Barrow ad occupare la porzione di campo dell'attaccante centrale, della punta centrale, con il buon svilito Rodrigo Palacio, quasi quarantenne, ok, che partirà dalla panchina e sarà pronto a subentrare quasi sicuramente nel secondo tempo per prelevare chi là davanti avrà fatto pena, perché già mi vedo la partita, già me la vedo, ragazzi, ritmi esorbitanti, ok, veramente da amichevole contro il Pontedera del 15 d'agosto a Ferragosto, che è sotto un sole rovente di 40 gradi, più o meno i ritmi saranno quelli. Quindi questo l'11 titolare che Mihajlovic potrebbe schierare contro il Genova. Poi va detto che sicuramente farà giocare nel secondo tempo gente come Baldursson, magari entrerà Urbanski, come lui stesso ha affermato, Juvara, lo stesso Amey. Poi stavo guardando adesso, non è neanche detto che lo stesso Mbaye possa magari giocare un minutaggio, magari partendo anche titolare al posto di De Silvestri. Vedremo, insomma. Comunque l'11 titolare è quello che secondo me vi ho detto poc'anzi. Staremo a vedere poi quali saranno le scelte definitive del Mihajlovic, detto che appunto farà dei cambiamenti, detto che a finale di stagione è sempre un rebus, no? Prenderci perché appunto tra esordi di giocatori giovani che si vuole far esordire per vedere un po' anche magari di gratificarli dopo una stagione che si sono allenati magari bene, e quindi chissà, è anche giusto poi dare un biscottino a questi giovani. Detto che, comunque, parlando di giovani, classifica alla mano, adesso io non guardo le partite della primavera del Bologna, sono onesto, però insomma classifica alla mano, la primavera del Bologna non mi sembra che stia facendo un campionato esaltante, visto e considerato che sta al quart'ultimo posto, da quello che ho capito è in piena zona play-out per non retrocedere in Serie B nel campionato della primavera. Quindi anche qua questi grandi giocatori giovani che le nostre menti illuminate di Bigon, Sabatini, Fenucci e Di Vaio vanno ad acquisire in giro per il mondo per due bruscolini, sembra che ci sia anche un perché, visto che siamo quart'ultimi in classifica. Quindi le squadre o sono allenate male, o ci sono dei giocatori che non sono
buoni, perché bisogna poi dirlo, ragazzi, se si stanno nei bassi fondi della classifica può essere anche quello, o ambo le cose. C'è un allenatore scarso che non riesce a far sviluppare il potenziale di giocatori che magari potrebbero dare di più di quello che invece non riescono a dare. Quindi le cose sono tre, da queste tre non si fugge. È poco pensabile la sfortuna, ok, per l'allenatore, la sfortuna per i giocatori e quindi la sfortuna per tutto il pacchetto. Io non ci credo, perlomeno. Poi ognuno è libero di fare e pensare ciò come meglio crede. Bene, miei cari avventori, questo per il momento è tutto. Attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui, Luciano Barcalcio, di nuovi video. E noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.